Bentornati ragazzi nel mio walkthrough di God of War. Riprendiamo esattamente dove ci siamo lasciati con l'ultima puntata. Dopo aver sconfitto lo sconosciuto, non sappiamo ancora chi sia, ma sappiamo che dobbiamo lasciare casa e dobbiamo affrontare il viaggio, nonostante Atreus, a detta di Kratos, non sia ancora pronto per affrontarlo. In realtà non lo è neanche Kratos. Ragazzi, prima di iniziare con questo walkthrough, ancora una volta vi invito ad iscrivervi al canale. Se non l'avete ancora fatto, spuntate la campanellina per restare aggiornati con tutti i miei contenuti. Detto questo, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e riprendiamo il viaggio. E rieccoci ragazzi esattamente nel punto in cui avevamo interrotto. Cos'è successo? Beh sì ragazzi, abbiamo letteralmente aperto in due la terra. Atreus si fa delle domande giustamente, ma chi era? Non lo so. Cosa voleva da noi? Non siamo nessuno. Lo hai ucciso. Ho fatto quello che serviva. Lo hai ucciso? Sì, hai spaccato la terra in 8 parti. Potevi morire. Non lasciarmi più solo. Va bene. Va bene. Mi sa che abbiamo fatto un po' di danni, Ecco, Atreus si attacca alle spalle di Kratos. Sei abituato. Se serve per sopravvivere. Gli animali va bene. Sono cibo. I droghi sono già morti. Ma le persone, anche loro vogliono sopravvivere. I droger sono già morti, abbiamo letto che... Nel nostro viaggio saremo assaliti da creature di ogni tipo. Chiudi il tuo cuore. Chiudi il cuore alla loro disperazione. Chiudi il cuore alla loro sofferenza. Non puoi permetterti di provare pietà per loro. Loro non ne avranno per te. Abbiamo letto ragazzi che i droger, come li chiamano loro, sono persone che sono morte. È sempre che stato però... qui. Non accettano, non vogliono andare nell'oltretomba. Visuale migliore. E quindi sì, ti posso spingere su, dammi un secondo. E quindi sono condannati a vagare nel mondo. E l'unico loro scopo, l'unico loro interesse è quello di combattere. Oh! Un po' un Valhalla questo mondo, si può dire. In un certo senso. Da qui non si va da nessuna parte. C'è solo questo posto. Ok. Qui abbiamo un enigma ambientale molto, molto abbozzato, molto semplice. Vai. Fatto. Ragazzo. Sì. Buona idea. Ok, il ponte lo lasciamo. Lo lasciamo così. Vediamo se da questa parte c'è qualcosa. È per le offerte. Ah, dobbiamo prendere quel secchio, ok. Riempivano di doni e li appendevano per via dei ladri. Sembra vecchio. Scemenze. Cosa? Adorare gli dèi? Ma gli dèi non interessano. Gli uomini. Come vedete, giustamente il parere di Kratos è che tutti gli dèi in realtà siano dei mostri e che gli umani non dovrebbero, porca miseria mi sono dimenticato, non dovrebbero adorare questi mostri. In merito ragazzi al prossimo capitolo di God of War, ovvero God of War Ragnarok, proprio oggi, stamattina quando mi sono svegliato, ho letto delle interessanti novità. Praticamente il direttore Cory Barlog ci ha fatto sapere, ora ve lo dico, vi lascio questa parte. Guarda, per tutto il tempo un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco. Ma laggiù il cerchio è interrotto. Li hai tagliati tu? Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira. E perché l'ha fatto? Andiamo. Basta pensare al passato. Come vedete, effettivamente un cerchio di alberi proteggeva, ma quando la madre di Atreus è morta, abbiamo dovuto tagliare per usarli sulla pira, quindi le scelte lei. Stavo dicendo, ragazzi,
Cory Barlock ci fa sapere che il gioco è in fase, quindi, in una buona fase di sviluppo. Quando arriveremo sulla montagna? Non lo so. Prima dell'inverno. Dice che comunque. Non lo so. Ok, ok. Non ti incazza. Dice che comunque Ragnarok dovrà uscire, uscirà nel 2022. Però ci fa anche capire, ci fanno anche capire in base a quello che è stato detto, che si era detto che inizialmente il gioco sarebbe uscito tra l'estate e l'autunno, mentre adesso si presuppone che il gioco uscirà più verso fine anno. Quindi dovremo aspettare un po' di più, ma comunque la data di uscita resta comunque 2022. Per ora non si fa nessun riferimento al 2022. Pronto? La cosa che ho scoperto, ragazzi, è che facendo queste mosse finali ai nemici, noi si aumenta la barra della rabbia. Quindi, in realtà, volendo, io potrei fare a pugni, che mi aumenta un po' di là. Ecco. Vedete, quella. Sono pronto. Con l'esecuzione aumenta di più la rabbia. Indicatori di minaccio indicano il tono di Kratos. Ok. Abbiamo il segnalino che ci fa vedere da dove arriveranno gli prossimi attacchi. Non ci interessa, lo vedete. Ah, Robin Hood Atreus, abbiamo la barra quasi al massimo, ragazzi. Una volta che arriva al massimo potremo utilizzare la furia di sparo, come abbiamo visto contro lo sconosciuto. Comincia a essere già un combattimento un pochino più impegnativo, nel senso che abbiamo più avversari, ma comunque siamo a livello basso. Nulla di troppo impegnativo. Tra l'altro, un'altra cosa che ho notato è che mentre si sta facendo l'esecuzione, se ti attaccano i danni, non subisci i danni, insomma. Ok. Allora, se vuoi aiutarmi, distraili. Concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. Va bene. Ok. Costretti a collaborare in un certo senso. Vieni a leggere, figliolo. C'è un villaggio Jotnar. Jotnar? Giganti. Conosci altre lingue? Un po'. Solo quelle che sapeva mamma. Ma sono tutte collegate. Quindi a volte riesco a capire cose che non dovrei sapere, sai? In realtà Atreus ha molte lingue. Più che la forza ha il suo punto. Più di forza in un certo senso, più che la forza bruta, sarà appunto l'intelligenza, la furbizia. Poi per un certo punto si capirà il tutto, si capirà la motivazione, si ricollegheranno tutti i punti. Fra l'altro, se non mi sbaglio, in giro per la mappa ci dovrebbero essere dei corvi, tipo invisibili, che fanno un rumore riconoscibile, che sono dei collezionabili, sono gli occhi di Odino, si chiamano. Diciamo che nella mitologia nordica. Ah, questo è quello da prendere a pugni. No.
Santa! Ok. Però per ora non vedo questi corvi. Sappiamo, stavo dicendo, sappiamo nella mitologia norrena. La precisione non affretta. Odino viene sempre raffigurato con i due corvi, no? Com'è che si chiamano? Oddio. Scrivetelo nei commenti se ve lo ricordate, ragazzi. Non mi viene il nome di questi due. Dei due corvi. Tocco di El. Ecco, questo è un attacco runico leggero. Possiamo dire che, visto che siamo esperti di Apex Legends, ragazzi, questo è tipo la Q, ok? È l'abilità tattica, diciamo. Hai ottenuto la gemma dell'attacco unico leggero, il tocco di L, le gemme runiche ti permettono di personalizzare l'arma e attivare attacchi runici leggeri e pesanti. L'attacco runico pesante, diciamo, fra virgolette, è l'ultimate, e gli attacchi runici leggeri sono le abilità tattiche. Ok, spostati in basso, abbiamo il tocco di L, lo attiviamo. Ok. Già l'attacco unico pesante ottenuto, non ce n'abbiamo ancora di attacchi unici pesanti. Com'è? Comunque, come potete vedere qui a destra abbiamo il tocco di L, che non mi ricordo come si fa, con A, L1, R1, ed è quello l'attacco. Ne approfitto per farvi vedere anche le abilità, vedete? Possiamo sbloccare varie abilità, ci sono abilità da distanza, abilità da scontro ravvicinato, attacchi con lo scudo, attacchi combattimento furioso nel momento in cui siamo arrabbiati. E poi abbiamo anche abilità che sono dedicate ad Atreus, o comunque alle sue abilità, insomma. E come prima abilità direi di fare il fendente del boia, perché è bella cattiva questa mossa. La sbocchiamo con 500 XP, non ce ne restano altri. Ora vi faccio vedere la mossa che abbiamo appena sbloccato, che è questa, che è cattivissima quando ve la farò vedere sul nemico. E poi abbiamo l'attacco runico leggero, questo, che si fa. Oh, ma come hai fatto? Visto? Forza. Lo solleva come un grissino. Ecco la montagna, andiamo! Aspetta! È a posto! Vedi? Devo prendere le mosse. Aiuto! Padre, aiuto! Tieni duro! Presto! Non ce la faccio! Stai calmo! Ci sono quasi! Non ci è andata male! Vacci piano! La fretta ci costerà cara! Scusa! Ricordano un po' Joel ed Ellie, questi due. Non si muovono. Perché ha giocato a Just Sono Wars. Morti. Cioè, più morti. Ragazzo. Non sono per niente morti. Lo odierete, Atreus, ragazzi, inizialmente, poi... Lista! Ricorda, preciso e senza fretta. Vado. Ne abbiamo presi due alla volta. E ancora una volta doppia. Smista. 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 Mi faccio vedere l'attacco ultimo. No, non ce la faccio. Vediamo se ve lo faccio adesso. Eccolo. Quelle palle che sparano da lì sopra sono veramente una rottura di palle. Ancora no, scusa. Tutti tuoi, Atreus. Questo è l'ultimo. Okay. Era l'ultimo.
È andata meglio. Prenditi più tempo. Non importa se tiri una volta sola. Il controllo è tutto. È andata meglio, nel senso, ci hai buttato da lì sopra, ci hai buttato qui, però in sostanza, dai, è andata un Guarda po' meglio. Qui. C'è bisogno c'è bisogno di sparare la freccia. Treus. Leggi. Oh, un tempo era un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dei tanto tempo fa. Chissà, forse anche Udino. Questo spiegherebbe quanto sono... C'è qualcosa lassù. Oh. No, mi sa che c'è qualcosa, ma qualcosa di grande sto giro. Sta sbucando dal muro. No, ma questo mi sa che è un po' rinforzato. Non sono pronto. Vediamo se riusciamo a buttarlo di sotto. Ehi, ma sono in due. Ma? Dove vai? Bello! Ah, ma sono belli forti. Io direi che è il momento giusto per incazzarci. E OP, ragazzi. Potevo buttare di sotto in realtà, ma pensavo fosse già morto. Ok. Un pochino più forti questi avversari qua. Ho preso una sperla. Ok. Ok. Se riusciamo a rifullarci. No. Quasi. Oh. Credo che sia la rediviva. Eccola qua. Sono parecchio stronze da ammazzare queste cose. Pronto, padre. Ecco, questo è un nemico che deve collaborarsi veramente tanto con Atreus, con le sue frecce, perché altrimenti lei... Ecco, appunto. Vado. Gli lanciate la freccia, lei si immobilizza e poi la colpite. Ok, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Una rediviva. Non pensavo. Easy, raga. Oh, lì sotto. Lì sotto ci dobbiamo andare, eh? Ci sono delle rune particolari. Ma lì sopra ce n'è un altro. Ci sono due. Due tesori da prendere. Allora, uno credo che dobbiamo andare giù. Quell'uomo ti ha aggredito a casa. Te l'ho detto, ragazzo. Non ne so niente. Ecco come si fa a scendere. Ok. Qui ci abbiamo i fanghi, ragazzi, se volete farvi dei fanghi. No, un altro di questi qua. Oh, ma è il livello 3. No. Questi livello 3, ragazzi, saranno un po'... Ecco. Sinistra.
po' tosto da mandare giù questo, eh. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questi, allora, i nemici che sono più alti del vostro livello, nonostante siano dei banali nemici, sono più... sono veramente difficili da mandare giù. Dovremmo potenziarci. Ehi, non è che magari le redivive viaggiano in branco? E che ci aspettano lassù? E che sono arrabbiate? Ehi. Scusa, fantasticavo. Ah, è vero, siamo caduti dal ponte. Ah, questo non l'avevo visto, questo qui. Ok, abbiamo preso entrambi gli tesori. Oh. È un jumpscare. Ok, calmo, calmo. Calmo, calmo. Oh. Allora, un altro enigma ambientale per sbloccare quella cassa. Ho già visto. Io li ammazzo se ci provano, non ho paura. Se incontriamo degli uomini, ti terrei fuori. Due. Chiaro? Ma so combattere. Ti terrei fuori, ragazzo. Non parliamone più. Vedete, ci sono anche gli uomini, quindi gli umani. E Kratos non vuole che Atreus si combatta. Oh, questo è buono. Che cos'è quello? Speriamo di trovare un altro corno, un'altra mela dell'idromela. Mele di Idun, ne hai raccolto due, ok. Ne troviamo un'altra e ci aumenta la vita massima, la salute massima. Fatto. Ok. Oh. Beh, te sei solo. Ads. Al tuo via. Easy. Posto? Tutto. Ok. Ora il ponte come lo mandiamo? No. Quasi pronto. Usa le frecce. Ah, ma sono in due. Ah, ma sono in tre. Cioè, sono in due, ma... vabbè. No, ma quanti sono? Ok. Canista! Non posso. Dietro di te. Fuoco da dietro. Canista! Ce l'abbiamo. Ci penso io a lei, al tuo segnale. No, gli scontri cominciano ad essere un pochino più... pochino più impegnativi. Ma non è molto. Gli scontri impegnativi arriveranno. Non ancora. So già che il calendario qui pronto a fianco a me mi servirà. Oh, qui c'è un tesoro. Ok. Dovremmo avercela fatta. Ne verranno altri. La mia domanda è, quel tesoro lì come lo prendiamo? Ah, da sopra mi sa. Ok. C'ho la massima lì. Tutti questi morti, credi che sia sicuro?
Credi che sia sicuro qui? Effettivamente. Oh, questa puzza cos'è? Ora! Sono Elwood. A proposito di umani. Guardate. Eccoli. Qualcuno accenda i fuochi! Sigmund, i pugnali! Tutti questi giorni senza carne. Carne? Cosa? Noi? Dietro di me. E se mutassero come gli altri? Ci toccherà tenerli in vita e strappare via la carne un poco per volta. Questa battaglia è solo mia. Ma teoricamente dovrebbero essere più... Cercate un'apertura! Ci serve di... No, non me l'ha aperto in 8 parti. Ma questi non sono umani. Oh, è in head glitch. Stronzo in head glitch. Padre, aiutami. Atreus. Ragazzo! Andiamo. Ci aspetta un lungo viaggio ora. Aspetta qui. Me ne occuperò io.